città metropolitana di Genova ha aderito alla settimana europea per la riduzione dei rifiuti con questa iniziativa che è organizzata dalla Basilica delle Vigne in collaborazione con l'associazione Terre Nuove, AMIU, e con la collaborazione dei volontari. Di cosa si tratta? Di un'azione di pulizia del centro storico volontaria che si innesta nelle buone pratiche sulla sostenibilità che Città Metropolitana promuove con l'Agenda 2030. È molto bello che ci siano iniziative plurime su questo tema. Siamo nel Chiostro delle Vigne, dove si ripete da tempo oramai un sabato al mese una raccolta straordinaria nel centro storico della città, e questa settimana che vuole sensibilizzare la riduzione dei rifiuti è per noi un momento importante perché riteniamo come azienda che la comunicazione sia e la informazione soprattutto sia un qualche cosa di fondamentale. Con Città Metropolitana abbiamo iniziato delle campagne molto significative che peraltro stanno dando dei frutti importanti. Le persone devono sapere che cosa si deve fare da una parte e sapere anche che cosa poi viene fatto da noi, perché soltanto con la consapevolezza che un comportamento corretto vuole dire rispettare l'ambiente in primis, ma anche risparmiare in generale, e quindi poi risparmiare ciascuno per la sua fetta, è un elemento sicuramente significativo. Noi tutti i mesi facciamo questa pulizia del centro storico, un po' perché è casa nostra, e quindi credo che sia giusto, raccogliendo l'invito di Papa Francesco, ma poi anche di tutti i potenti della terra, di custodire la nostra casa. Lo facciamo tutti i mesi, è un modo per renderci così, prima di tutto autoeducarci e poi dare un segno a tutta la cittadinanza, perché noi qui abitiamo, qui vogliamo curare il nostro benessere, qui vogliamo curare il nostro stare insieme sereno, e quindi è bello che ci siano anche tanti giovani e insomma che siano sensibilizzati a questa cosa molto bella. Già un po' di tempo che viene svolto questo servizio per cercare di rendere insomma, il centro storico sempre più pulito, più ordinato possibile. Una volta al mese, quando svolgiamo questa attività, abbiamo questo numero. Qualche volta un pochino meno, dipende dagli impegni anche. Tanti sono studenti, quindi hanno anche impegni legati agli studi, legati alla scuola. Però c'è una bella risposta, direi. Noi oggi iniziamo questa esperienza di cittadinanza attiva, fa parte del percorso di educazione civica e coniuga l'attenzione per l'ambiente, quindi gesti ecologici virtuosi, anche con la bellezza meravigliosa del nostro centro storico, quindi cogliere gli aspetti del patrimonio storico-artistico che mentre puliamo ci affascinano e ci attraggono. Il nostro impegno oggi è sicuramente quello di dare un esempio ai nostri compagni, ai nostri coetanei, ma soprattutto a tutti quelli che abitano a Genova, che magari non si rendono conto della bellezza del loro territorio e che non sempre lo tutelano. Quindi noi siamo qui per dare questo esempio e fare una piccola parte di quello che poi ci sarà da fare anche in futuro. Praticamente tutta quanta la classe ha partecipato a questo progetto perché sono rimasti tutti molto stupiti dall'iniziativa, sia dalla parte morale del pulire, ma anche dalla parte più culturale, proprio del stupirsi delle piccole cose presenti nel nostro centro storico. Abbiamo utilizzato come strumento uno strumento smart, un'app scaricabile su telefono che si chiama Ecoattivi, scaricabile logicamente gratuitamente, che con la tecnica del greenaging, cioè della spinta gentile, premia i cittadini virtuosi, quindi sono stati messi in palio con un concorso locale delle imprese del nostro territorio che già si occupano di pratiche sostenibili alcuni premi, e poi vi è il concorso nazionale che mette in palio un'auto elettrica. Le azioni che vengono premiate sono quelle indicate nelle icone e sono la mobilità, il bike to work, la possibilità di inquadrare dei QR code in caso di eventi, di partecipazione ad eventi come quello della giornata odierna, la possibilità di rispondere a quiz sulle tematiche della sostenibilità, tutte le tematiche, la possibilità di invitare un amico e poi la possibilità di inviare delle foto, per esempio sul compostaggio domestico, sulla raccolta differenziata. Il QR code viene anche utilizzato inquadrandolo, è stato affisso su tutti gli Ecovan di AMIU, che
partecipa appunto a questa iniziativa e su tutti gli autobus del trasporto urbano ed extraurbano della città metropolitana, quindi anche AMT è un nostro partner in questa iniziativa. Città metropolitana di Genova sostiene e promuove tutte quelle iniziative come quella di oggi che sono volte a contribuire a creare degli spazi urbani sostenibili. Anzi, un'adesione così partecipata, ribadisco, ad un'iniziativa volontaria da parte di così tanti giovani ci fa comprendere quale desiderio c'è di poter contribuire a creare una bellezza della propria città e a renderla più pulita e non solo a contribuire a far crescere la salute del nostro pianeta intero. Voglio ricordare anche il monito di Monsignor Anselmi, il promotore dell'iniziativa, che oggi ci ha ricordato che è importante pulire, ma soprattutto è fondamentale evitare di sporcare.